archiviato con grande soddisfazione il pari di Arezzo, testa al recupero col Milan futuro. In programma all'Adriatico Giovanni Cornacchia giovedì sera alle 20:45. Occasione importante per ristabilire le distanze dalla coppia Ternana-Entella che insegue a tre lunghezze. Buone notizie per Silvio Baldini che recupera a pieno regime da Gasso e Pierozzi. Salvo imprevisti contro i rossoneri ci saranno tutti, fatta eccezione per il lungo degente Lonardi. In attacco scontato il rientro dal primo minuto di Merola nel tridente completato da Cangiano e da Tonin che probabilmente sarà preferito a Vergani. Milan futuro privo causa squalifica dello spagnolo Jimenez, classe 2005. Cursore di forza, spinta ma anche qualità che il club rossonero ha prelevato dal Real Madrid per 6 milioni di euro. Defezione senza dubbio pesante per il tecnico Daniele Bonera. Con due partite in meno il Milan futuro è penultimo a quota 11 assieme al Sestri Levante. Due vittorie spalle in casa, Perugia in trasferta, 5 i pareggi, uno conquistato sul campo della Torres. 6 le sconfitte, in totale appena 10 gol realizzati, peggio il Sestri con 8. Ma fuori casa la giovanissima squadra rossonera, 6 punti in altrettante gare, ha incassato solo 4 reti, oggettivamente poche a dispetto dell'attuale classifica.